è un metabolita della cannabis che è privo di proprietà psicoattive perché ha poca affinità per i recettori alla quale il THC si lega, CB1 e CB2. Combatte l'acne perché è antinfiammatorio e in più combatte anche la psoriasi perché è un antimicotico e un antimicrobico. Il CBD è un antispasmodico e un antiepilettico. È già in commercio come Pidiolex per la forma più aggressiva di epilessia infantile, la sindrome di Dravet. È un ansiolitico, combatte lo stress e l'ansia. È un antiossidante, aiuta le cellule a contrastare gli effetti dei radicali liberi che inducono la morte cellulare. È un antipsicotico, combattendo la schizofrenia e il disturbo bipolare. È un neuroprotettivo, aiuta a contrastare gli effetti dell'ischemia e del cancro. È utilizzato sperimentalmente per contrastare gli effetti del morbo di Parkinson. Ed è anche un antiemetico, aiuta a contrastare le nausea della gravidanza e della chemioterapia. Stimola la crescita delle ossa dopo le fratture e aiuta l'osteoporosi. È un forte analgesico, contrasta infatti i dolori del cancro, ma anche tutti i dolori neuropatici. È inoltre un forte antinfiammatorio e infatti riduce i livelli di TNF-alfa, uno dei contributori della risposta infiammatoria del corpo. Aiuta a mantenere i livelli di glucosa nel sangue costanti. È utilizzato come un antidiabetico, poiché abbassa i livelli di LDL colesterolo, il colesterolo cattivo. È un vasorilassante, quindi molto molto utile contro il glaucoma. Contrasta malattie autoimmuni come lupus e l'HIV. È infatti un forte immunosoppressore e blocca la produzione di cellule T. Iscrivetevi al canale. E qua trovate il link per maggiori informazioni.